C'è anche il caso di Silvana Ruggeri, la 52enne funzionaria del Museo Paolo Orsi, tra quelli al vaglio della Procura Retusea, che sta coordinando la maxi inchiesta sulle morti da Covid e sui contagi avvenuti lo scorso anno agli ospedali della provincia, con particolare riferimento all'Umberto I. Ruggeri, come si ricorderà, era collaboratrice del direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, morto di Covid il 23 marzo dello scorso anno, e anche lei aveva contratto il virus ed era deceduta all'ospedale Umberto I 2 giorni dopo la scomparsa di Rizzuto. Sono una decina in tutto gli episodi sui quali la magistratura vuole vederci chiaro e per i quali l'attività d'indagine ha prospettato un profilo di responsabilità penale. Il pool di magistrati ha ricevuto il carteggio relativo alla consulenza medico-legale disposta per i casi emersi a seguito di numerosi esposti depositati in procura. L'esito della consulenza, se è nota per quanto attiene alla vicenda di Rizzuto, essendo stata trasmessa anche alle parti in causa, non è stata però ancora comunicata ai legali delle persone offese. La procura mantiene quindi lo stretto riserbo sul contenuto degli esami e sul contenuto delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria che riguarda le vittime di Covid, riservandosi di farlo al completamento delle articolate indagini che vedono iscritti al registro degli indagati decine fra medici e operatori sanitari. Gli inquirenti hanno ipotizzato a vario titolo il reato di omicidio colposo e lesioni colpose per un'inchiesta che è ancora tutta in itinere. Ognuno dei magistrati ha il suo carico di lavoro con tanti fascicoli sulle scrivanie studiati, i quali trarranno le conclusioni. Tra i casi posti all'attenzione della magistratura, i legali delle parti offese ipotizzano errori nell'erogazione di terapie anti-Covid, cartelle cliniche manomesse, ritardi nell'esecuzione dei tamponi e quindi nella diagnosi tempestiva del Covid, rappresentano quindi i capi principali d'accusa nei confronti degli indagati. Tra quelli oggetto di approfondimento giudiziario c'è quello relativo a un 72enne che al suo ricovero in ospedale avvenuto il 25 marzo dello scorso anno era stato sottoposto a un attacco il cui esito aveva indotto i sanitari a somministrare al paziente un certo tipo di terapia per accorgersi 12 giorni più tardi all'esito di una nuova attacca che quella terapia era errata, verifica strumentale troppo tardiva per salvare il paziente che nel frattempo è deceduto a causa del virus che aveva compromesso irrimediabilmente i polmoni. Come nel caso di Calogero Rizzuto, anche per quello della sua collaboratrice Silvana Ruggeri, c'è il dubbio che se il tampone fosse stato fatto prima, la febbre che accusava la donna sarebbe stata più in fretta associata alla diagnosi da contagio da Covid. A un'ora di cronaca c'è da ricordare che i casi su cui stava lavorando la procura si sono verificati in un periodo in cui si cominciavano a registrare i primi casi di contagio da Covid non solo nel nostro territorio ma in tutto il mondo. Inevitabile quindi la confusione nel trattamento dei casi, preparazione nell'accogliere pazienti positivi che entravano in contatto con personale sanitario ed altri pazienti, provocando focolai di contagio diffuso nei luoghi di cura e nei reparti, alcuni dei quali sono stati chiusi per la sanificazione o addirittura trasferiti.